Nella sfida fra i due attacchi più prolifici della Serie B e tra i due capocannonieri del torneo, Pettinari e Caputo, fa festa l'Empoli, che si aggiudica con pieno merito l'intera posta al termine di 90 minuti dominati per lunghi tratti dalla squadra di Vincenzo Vivarini, che mancando diverse occasioni ha poi permesso nel finale al Pescara di crederci e di accorciare nel punteggio prima del definitivo 3-1 di Caputo. Per il Delfino una serata negativa iniziata male con l'esclusione di Pigliacelli per motivi disciplinari e finita in modo ancora più amaro con il KO sul campo. Zeman cambia per l'ennesima volta formazione, lasciando in difesa Zampano in panchina per Crescenzi e richiamando dall'inizio Coda per Bovo. In attacco ancora fuori Benali con Del Sole e Mancuso esterni al fianco di Pettinari punta centrale. In curva sud un centinaio di tifosi biancazzurri, il settimo è Krunic in area abruzzese a scaldare i guanti di Fiorillo. Il Pescara si muove bene, ma all'11esimo è Caputo a chiamare il portiere pescarese alla respinta. Al 14esimo Fiorillo non può però nulla sul colpo di testa di Ninkovic, che su cross di Pasquale salta indisturbato in area mettendo la palla in rete. Per il Pescara, così come sabato scorso, inizio di partita ad handicap. I ragazzi di Zeman accusano un e poi il colpo e la reazione tarda ad arrivare. Non tardano invece le opportunità per i locali, che si rendono pericolosi per tre volte in due minuti. Al 29esimo Pasquale chiama su punizione Fiorillo alla deviazione in angolo. Passano pochi secondi ed è Caputo ad arrivare vicino al 2-0. Pescara non pervenuto in attacco, che al 34esimo fa ancora peggio con il fallo di Perrotta in area di rigore su Krunic. Il penalty appare piuttosto netto, con Caputo che dagli 11 metri non sbaglia per il raddoppio. Notte fonda per il Pescara, che fino al termine del primo tempo non riesce mai a concludere verso la porta di Provedel. Nella ripresa Zeman manda in campo Benali al posto di Del Sole. In campo però l'Empoli rischia di dilagare. Zeman al 28esimo manda in campo Koulibaly per Palazzi, mentre l'Empoli al 31esimo con Zajic arriva ad un passo dal 3-0. La formazione adriatica è più reattiva del primo tempo, è empolese che si salva in calcio d'angolo. La gara ora è finalmente più palpitante, anche con il Pescara finalmente rabbioso e che si rende pericoloso ancora al 35esimo con Benali, che sfiora il 2-1 prima dell'azione di Krunic che manca il tris. E così al 38esimo arriva la rete del 2-1 di Koulibaly, che rianima squadra e tifosi, anche se per qualche minuto prima della papera di Fiorillo, che al 41esimo regala invece la rete del 3-1 a Caputo. Per il Pescara è l'epilogo amaro di una serata da dimenticare, e scossa anche dal caso Pigliacelli, che farà sicuramente discutere in settimana.